C'è un fraintendimento importante rispetto alle nomine da GPS per l'anno scolastico 2024-2025. Valgono un anno, valgono due, ogni quanto si aggiornano le 150 preferenze e perché quest'anno ci sono voci che girano, che confondono un po' le idee? Una ragazza mi ha fatto una domanda che mi ha dato lo spunto per girare questo reel. Ricordatevi che le 150 preferenze sono ricompilabili annualmente, aggiornabili, modificabili. Per cui, se non le avete compilate quest'anno, avete la possibilità di compilarle l'anno prossimo. Se quest'anno le avete compilate in un modo, l'anno prossimo potrete assolutamente modificarle. Detto questo, quanto dura la nomina attribuita da GPS per l'anno scolastico 2024-2025? La risposta è solo una: la nomina dura fino a quando non vi scade il contratto. Quello che voi vedete circolare in giro sulla possibilità che le nomine durino 2 anni, innanzitutto è una possibilità ed è legata esclusivamente al fatto che, da ciò che si evince dal DL71, il ministro Valditara ha insomma deciso con approvazione del Parlamento che ci sarà la possibilità a partire dall'anno prossimo conferma dei supplenti su sostegno previa autorizzazione del dirigente scolastico. L'eventuale riconferma dei docenti sostegno sullo stesso posto si attuerà a partire dall'anno scolastico 2025-2026, ma non conosciamo ancora le modalità, non sappiamo neanche come tutta questa misura si adeguerà nel sistema, graduatorie. Per cui, fino a nuovo ordine e soprattutto fino a indicazioni ministeriali chiare, tenete presente che il contratto scade quando scade. Punto.